Oggi non vado fuori, non con quei vicini. Rimarrò qui finché sarà ora di fare il mio discorso all'Ex Club. Ehi, no! Ma chi è? Siamo i tuoi figli, George Bush Jr. e Jeff Bush. Vieni fuori, papà! Oh, bene. Barbie, ci sono i ragazzi. Mi aiuteranno a escogitare qualcosa contro quei Simpson. Oh, George, non pensi ad altro. I ragazzi vorranno la solita lettera di raccomandazione. Ragazzi, dove state andando? Vai, figliolo, via con la colla! Oh, Dio! Sei uno schianto, George! Ed è per questo che continuerò ad oppormi all'alcolismo adolescenziale in tutte le sue forme. Ora, ci sono domande? Tenendo presente che ho già spiegato perché ho questi capelli. È vero. Bush sta guidando sul nostro prato, deve essersi perso. Non si è perso. Stiamo subendo un contrattacco alla nostra offensiva parrucca. È ora di colpirlo sul suo punto debole. Casa sua? Bingo. Così pensai tra me e me, cosa farebbe Dio in questa situazione? Locusta e lo manderanno dritto al manicomio. È tutto scritto nella Bibbia, Bacarospo, è la Bibbia del mattacchione. Non so ancora se questo sarà considerato un gesto altezzoso o pazzo. Ehi, un momento, cosa? Se crede che George Bush se ne stia alla larga dalla fogna, lui non conosce George Bush. Ehi, folli, dietro di voi! Per l'ultima volta, Bush, scusati per aver sculacciato mio figlio! Vai, tu fagli chiedere scusa per aver distrutto le mie memorie! Oh, non mi hai detto che avevi distrutto le sue memorie? Mai! Piace tanto per il suo prato, Marge. George è un gran testardo quando crede di essere nel giusto. Anche Homer. Sono molto simili. Peccato che abbiano iniziato col piede sbagliato. È proprio come è successo con Noriega. Ora lui e George sono carissimi amici. Ecco una cosetta che ha escogitato la zia. Hai attaccato me! Nessuno! Nessuno c'è! Ti rovinerò come ho rovinato quel banchetto giapponese! Ti stacco la testa, Gorbaciov! Cosa ci fai qui? Io passo con il regalo per inaugurare tua casa e trovo te alle prese con Mujiku locale! Oh, hai fatto venire i tuoi amici russi per aiutarti!